Questa è una cosa che a tutti noi in cerca di pubblicità farebbe molto comodo, lasciare un commento sul tuo blog, ma come mai non si può? Non si può, intanto è molto bella che sei tu che intervisti me. Ah, eravamo partiti al contrario. Ma qui siamo al blog caffè, esatto. Quindi qui sono i blogger e sì, non i giornalisti tradizionali che... No, voglio dire, ti dicevo che secondo me è una forma di blocco mentale, professionale, perché dicevo prima pure a Massimo, l'idea per scrivere e per vedere pubblicato qualcosa, chi lavora in un giornale doveva e deve affrontare molti filtri prima di vedere la propria firma uscire, no? Devi innanzitutto hai il tuo competitor che si vorrebbe occupare della stessa cosa, partiamo da questo. Poi c'è il tuo capo che magari ama più il tuo competitor e non te, e quindi ti comincia a frenare. Insomma, ci sono mille meccanismi che sono i meccanismi della vita. L'idea che tu puoi immediatamente invece essere visibile senza filtri è un'idea, diciamo, che a me mi blocca ancora un po'. E poi c'è anche un altro elemento. Frequentando molto il mondo di internet, di blog, dei blogger, ho visto che alla fine è una comunità, non è poi... Spesso dicono non hai la sensazione di uscire dal porto, hai la sensazione di entrare in un porto, capito? Tu entri nel mondo dei blogger del vino e trovi Franco che fa il solito parata, attacco a X, poi vai da Cavoletto e ti leggi la ricetta, poi vengo da te, poi vado da Massimo, insomma alla fine non è l'idea della barca che lascia il... Sì, siamo tutti lì. È come se tu entra, è l'idea centro poi commerciale. Alla fine appunto ho l'idea che forse i commenti più che aprire un sito potrebbero avere l'effetto di chiuderlo, capito? Vabbè, anche perché uno legge magari si sente un po' escluso, magari, esatto. Sì, proprio capitale. Esatto. Hai fatto delle stime.